Bentornati ragazzi su One Crate Arcade, questa volta giochiamo ad Outrun 2 SP, epico gioco da sala, seguito di Outrun 2, a sua volta seguito di Outrun. Cos'è Outrun 2 SP? Sono nuove piste, 15 nuove piste per l'Outrun 2 da sala, che veniva così aggiornato con queste 15 nuove piste. Adesso noi ci andiamo a giocare. Questo ovviamente, io questo gioco ce l'ho su PlayStation 2, ma questa non è la versione PlayStation 2, è la versione PC, perché ho caricato, intanto ci prendiamo la F50, licenza ufficiale Ferrari su questo gioco, ragazzi. Perché ho scelto di farvi vedere la versione PlayStation 2, la versione PC? Perché è stato scoperto di recente, ragazzi, intanto prendiamo Shiny World, il mio brano preferito. È stato scoperto di recente, ragazzi, che questo gioco c'è un effetto grafico che nella versione PC non era stato attivato. Attivarlo è facilissimo, basta andare nella cartella media, prendere il file Lens Flare e metterlo nella cartella Common. Ed ecco fatto, adesso salta fuori l'effetto grafico che adesso andremo a vedere. Effetto grafico che già c'era nelle versioni Xbox e PlayStation 2. Eccolo qua, ma qui nella versione PC è stato scoperto solo di recente come metterlo. Questo è un gioco bellissimo, ragazzi. Andiamo a giocare la nostra Ferrari con la nostra biondazza accanto. Andiamo a superare tutte le auto avversarie. Guardate che bello l'effetto di luce, eccolo lì, l'unspray, lo vedete? L'illuminazione che cambia, il bloom, tutto quanto. Bellissimo. Questo effetto video mancava e io l'ho rimesso semplicemente spostando quel file, ragazzi, e se avete la versione PC potete farlo anche voi, vi ho detto come. Attenzione, attenzione! Attenzione! Siamo in scia! Stiamo scartavetrando la fiancata! Il gioco va da più veloce che si può viaggiare all'infinito, però questi botti meglio no. Mi pare che il gioco vada più veloce del normale, ragazzi. Forse dipende dal programma di cattura video che manda a puttane quello che è il timing del gioco. Infatti stiamo andando molto più veloce del normale, ragazzi. Sto a 300 km orari, assurdo. Il gioco non va così veloce di solito, ragazzi. Hai intenzione di arrendermi? No, non mi arrendo, però il gioco non va così veloce di solito, ragazzi. È molto strano quello che sta facendo in questo momento. Dai, ma la velocità pare che sia tornata regolare, non so perché. Ok, dove siamo adesso? Che divertimento! Siamo a Vancouver. Oh, guarda le cascate, il Niagara! Wow, fantastico, ragazzi! Le cascate del Niagara questa? No, non credo. Ah, mi pare che è a Vancouver qui, non è nel Niagara. Lago bellissimo, gioco veramente spettacolare questo, ragazzi, ma soprattutto divertentissimo. Oh, il programma di cattura fa andare un po' a puttane il timing del gioco, adesso sto andando accelerato al massimo. Il gioco sta andando più veloce del normale, non so perché, ragazzi. Veramente assurdo questa cosa. Checkpoint! Ho intenzione di portarmi? Mo lo vedi dove ti sto portando, ragazza? Dove ho intenzione di portarti? Ti porto a Centro America, Machu Picchu! Vediamo le rovine, eccole là, le rovine di Machu Picchu, bellissimo! Il gioco sta andando molto più veloce del normale, ragazzi, non so perché. Cioè, invece di andare più lento, a causa della registrazione va più veloce, non chiedetemi perché. Musica bellissima, spettacolare, ma tutto il gioco è spettacolare. Oh, sta scadendo il tempo, ragazzi, ce la devo fare. No, no, no. No, proprio a un passo dall'arrivo, ho perso. Mannaggia, ragazzi,
Che figura è barbina proprio. Stavo per farvi vedere uno dei 10 finali, non ce l'ho fatta. Fine della partita. Fine della partita, ragazzi, ok. Ma ha fregato il dispositivo di cattura, ragazzi, perché prima di registrare io ho fatto altre due partite che non ha registrato sto cacchio di programma. E ogni volta ho finito il gioco nel percorso più facile a sinistra, stavolta non mi è riuscito. Vabbè, ragazzi, per questo.